Che ne pensi di Weldon Parish? È uno degli autori che preferisco. Se riusciamo a far firmare un contratto a Parish, possiamo catturare l'attenzione di tutto il mondo editoriale. Ci hanno provato in molti, ma lui non ha più nessuna voglia di scrivere. Io mi aspetto che tu gliela faccia tornare. Sono venuto qui a cercare Weldon Parish. Non hai idea di dove abiti? No. È un grande onore per me, signore. Ho affrontato un lungo viaggio per lei. Non te l'ho mica chiesto io. Addio. Mio padre non è una persona come me. L'ultimo editore che è venuto qui lo ha inseguito con un'ascia fino allo stagno. Non sono arrivato fin qui per accontentarmi di un uomo. È un buon momento per cominciare a correre. Cosa? Sembrava che non ci fosse niente in grado di tenerli insieme. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ma io sono ebreo. Adesso non più. Ma presto scoprirono di avere molto, molto in comune. Tu vedi il grande Weldon Parish, ma tu poi non devi raccoglierne i pezzi. Secondo te lui ha ancora voglia di scrivere? Non posso farlo! Sì che puoi farlo invece. Figliolo, convincilo a scrivere. Da quanto tempo sei innamorato di mia figlia?